Siamo già in Arriverai live, un'altra giusto. corsa. Fatti conoscere, adesso finalmente qualcuno che non ti aveva mai visto dice: Ah, questo è Giosta. Giosta, Aspetta che non innanzitutto. credo, aspetta che mi sta partendo la pubblicità di Twitch. Io non ho fatto niente, sono solo andato in live. Sì, la prima cosa che mi è partito Matteo Flora in pubblicità di Ebono. Ok, ecco, mi vedo. È partito Matteo Flora come pubblicità di Twitch. Sì, sotto il tuo canale, che è un grande, Matteo, Ma aspetta, quindi sta ok. facendo pubblicità su Twitch? È partito il suo faccione con sfondo nero, però non Ah. sentivo cosa faceva perché sto ascoltando da Whereby. Grande Flora. E via. Allora, ok, ci dice che siamo online. Sì, lo Diamo vedo. tempo un po' di persone di raggiungerci. Questa sera un nuovo format che in realtà ho ripreso dal primo periodo di lockdown. Ti E ricordi che... cambia il tuo titolo, che hai messo un H in più su Giusto. Sì, ho messo giusto... Cambio subito, aspetta. Tech Edit. Blim. Sì, vabbè. Dislessia Tech Blim. Sì, lo dice pure il dottore Andreccademi, questo è un po' dislessico. Può essere, Ah, io ho il problema di Dalla, scrivo Dalal, non so perché mi scappa Dalal, sempre. La velocità Comunque, di cose, dimmi. saluto tutti. Ho visto che si sono iscritti proprio in questo momento, mentre eravamo dietro le quinte, il tizio col cappuccio, che saluto, ciao Lorenzo. E Lorenzo Chionne, che è probabilmente un'altra persona, che salutiamo. Oh, comunque l'altra sera, grazie al Cerbero, ringraziamo di nuovo. A un certo punto c'è stato un picco di 2000 spettatori. Ma questa sera io sto sperimentando un po' di format. Quello di mercoledì scorso con Somobutu mi è piaciuto un sacco. Non so se hai seguito una parte. Sì. Super divertente. Hai Saluto. visto che consigliavo i telefilm È dell'epoca? vero, È è vero, è vero, è vero. Sei troppo giovane per me. vero? Benvenuto al Eternity. canile a Jacopo Navaris. Buonasera, Jacopo. Questa sera invece Jacopo. facciamo un nuovo format che si chiama Dell'Imello vi impara cose. Ci sarà con noi anche Mister Iago, che in realtà è coproprietario di questo canale Twitch, ma non lo vediamo quasi. Ah, eccolo qua, Mister Iago è arrivato. Buonasera, Buonasera, scusate, Mister Iago. in ritardo, ho una serie di dov'è? Non lo problemi, vedo, non so, commenti tecnici. eccolo, Buonasera, apparire nel buonasera. club. Bonsoir, Iagotti, Ma ci si Mister Iago, vede. non hai le cuffie? Non ho le cuffie, le devo mettere? Se vuoi Se te le le metti, secondo me è meglio perché metto. evitiamo Ah, c'è il certi ritorno, c'è il ritorno. ritorni. Salutiamo Ancillotto, tizio col cappuccio, eccolo qua che finalmente scrive. Stiamo perdendo 2 attimi di tempo giusto per far arrivare le persone. Perché questa... Che devo configurare Iago perché non lo sento da Whereby. Aspetta che si sta mettendo... Allora, io le cuffie ora. Bene, io ti sento molto bene, Iago. Ottimo. Saluto intanto Slowbro, Bella Deli, ti seguo da quando non ci stavi nell'inquadratura, un saluto a tutti. Michael Bellissimo. Colanese, ciao ciao ciao, Lupin, buonasera Lupin. Michael Colanese è giovane, tutti quanti, qualcuno è meravigliato di vedere questo giovane Giosta. Fermati un attimo, Sì? sommo massimo esperto. Mi fai sentire Iago in Whereby? Perché sennò Vai, devo appizzare. No, non lo sa. sento quando parla. No, non Dovrei mi senti. appizzare l'audio di Twitch e ci sarebbe un No, è ritorno impossibile. Non lo incredibile. senti da qui dentro StreamYard? E Non no. mi senti? Non mi Io viene l'audio da StreamYard a me. lo sento molto bene, Mister Iago, in realtà. Forse Non perché tu vedo sei neanche l'host di StreamYard. un'impostazione. Oh, come Aspetta. cazzo si fa? Ma. Aspetta, facciamo così e così. Prova un po'. Sa, prova, mi senti? Niente, devo Niente. appizzare il Twitch. Ma Bello così che saresti troppo in ritardo, Giosta, lo ha sentiresti troppo in voglia. ritardo. Il pubblico assisterà a qualcosa di imbarazzante È già strano perché dall'inizio. dovremmo sentirci tutti qua Ah, dentro. mi dicono faccio uscire e rientrare Giosta. Aspetta, eh. Provate a parlare adesso. Adesso Ah, senti? Senti niente? Iago no, però. Prova un po' giusto ad uscire, rientrare o fare aggiorna. Ciao nessuno, è arrivato nessuno.
Questa sera, Mister Iago, per noi è una serata di studio, eh? Sì, Perché me ne rendo conto. È un investimento stasera. è un investimento. Beh, abbiamo Giosta che è un new media manager, cioè un manager dei nuovi media, Discord, Twitch, Telegram. Provate? Adesso lo sento. Adesso sì? Perfetto. Grazie a One Piece Massimi Esperti, Grazie all'aiuto da grande casa. Giosta. Grazie all'aiuto da casa. Live per Techblin, mamma mia, questa è veramente una live Sì. per Techblin, sì, assolutamente sì. Vorrei vedere come andrà a finire. Allora, le attrezzature qui, singolarmente, non so se è più di 15 euro l'una, cioè. Non fa niente, Mister Iago, noi siamo qui questa sera per imparare Ma sì, dalle giusto. nobili parole di Giosta che innanzitutto si deve presentare. Io stavo dicendo che sei un new media manager, ma sei tanto altro, quindi io prima ti lascio autopresentare. Che c'è da dire? Troppo poco, hai tempo? No, vabbè. Vai, 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 dici tutto. Mi chiamo Joseph Seu, meglio sconosciuto come Giosta, 55 anni a gennaio, sucate boomer. Sono cresciuto tra Sardegna e Piemonte, sono nato a Torino da genitori sardi, sono cresciuto in Sardegna e poi di nuovo a Torino. In pratica smanetto da quando ho 11 anni su qualsiasi device elettrotecnico, arcade, cercando di portare a mio uso consumo le cose, cioè trovare il modo di fare meno sforzo e massimo rendimento in qualsiasi cosa, forse in qualsiasi La lavoro che caratteristica dei faccio. pigri. Sì, ho degli svici, come dicono in Piemonte, dei furbi. Tipo, in un libro lessi una volta che fecero i complimenti a un alpino sardo perché lui non aspettava che l'asino defecasse. Quando se ne accorgeva andava immediatamente a mettergli la pala sotto, così non doveva pulire anche il pavimento, tra virgolette. E niente, sono super skillato, appassionato di informatica a 360 gradi. Non ho mai mollato il pezzo. Quando è nata internet, stavo in sala parto, non ho mai mollato il pargolo. E giornalmente, quotidianamente, studio H24, provo, setto, configuro, qualsiasi cosa esce. Sono completamente smarmellato sul web da quando esiste. Trovo un mio account in qualsiasi piattaforma esista. Che poi è super controtendenza, perché in genere chi ha la tua età proprio dice no, io non lo faccio. Col cavolo, la privacy non esiste, allora la confondo, risulto ridondante. A me mi vuoi profilare ti intaso i terabyte del server, al contrario. Anzi, io voglio essere profilato, voglio essere guardato dai satelliti perché Google Maps deve dire Giosta quel giorno era lì, non dove dici tu. Si sa mai queste cose qua. E niente, da quant'è? Dal primo lockdown che ho cominciato a aprire Discord, Telegram e Twitch e me li sono spulciati fino all'inverosimile. Infatti, lasciami dire una cosa, Giosta è moderatore sia di Twitch che di Discord, che questa sera ci aiuterà a capire, che di Telegram. Ragazzi, su Telegram ha fatto delle cose spettacolari, cioè ha messo un bot che ti caccia via quelli che si sono segnati a Telegram attraverso i numeri falsi, cioè, insomma, una Sì, figata. E lui controlla si è i dato un VIP e nome, tutto. si è dato un ruolo, il New Media Manager, che Sì. adoro, è il nome più figo che veramente si potesse inventare. Diciamo qui che c'è una combo tra il fatto di essere un MC, un rapper di vecchia data che scrive tanto, usa le parole, cerca le parole chiave giuste, e la tua modalità di usare certi nomi, certe frasi clickbait o interessanti immediatamente. Ho aggiornato il mio biglietto da visita professionale, una locandina che non finisce più con le mie competenze informatiche, e ho detto come lo chiamo sta cosa che configuro e controllo e tengo in vita queste nuove cose. New Media Manager. Mi sono Chiede il ingegnato. maestro Hanno Tersento come ci siamo Geniale. conosciuti. Come? Chiede il maestro della Hanno Tersento, che Come ci saluto e siamo adoro. conosciuti Sì. Su con Domenico? Con Twitch te, penso Telly? E proprio. Sì. praticamente
Ti seguivo da un po' Zelli, mi piace il modo che ha lui, molto provocante, di dire le cose, che non sai bene se sta scherzando oppure no. E allora ho visto che aveva aperto anche un canale Telegram che aveva mandato il link. Sono andato e mi sono proposto: guarda, io sono tal dei tali, questo è il mio numero di telefono, fai pure una ricerca in internet Io neanche l'ho fatta in realtà, ho per renderti conto della persona che sono, del mio trascorso, il mio percorso strada analogico e digitale. Se hai bisogno di assistenza per gestire meglio il tuo canale, sono a tua disposizione. E mi ha fatto molto piacere che il signor Domenico mi ha dato immediatamente fiducia aprendomi le chiavi del suo canale. Sì, E di tutto questo, coraggioso e può andare via in Africa col canale. cioè non conoscendomi affatto, è una questione di fiducia questa, che Sì. io ricambio con i miei servizi, chiamiamoli così. Ma a parte che il contributo tuo è stato fondamentale per capire un sacco di cose, veramente, cioè mi ha dato una mano enorme. Io se posso ricambiare, ecco, per esempio io e Iago che lavoriamo in studio insieme, se mai ci capitasse un qualche cliente che avesse bisogno di questi particolari strumenti qui, sicuramente ti subappalto Sicuramente sì. il Al lavoro. volo vi ringrazio anche Il tuo perché ce n'è nome sarà bisogno. fatto. Grazie mille. Sarà fatto e vi verranno a dire cazzo che tipo che mi hanno mandato. Cioè, sicuro, garantito. Ma funziona così. Innanzitutto volevo salutare però un po' di persone che ci stanno raggiungendo, perché eravamo in 25 e qualcuno diceva canale Twitch morente. In realtà non è mai nato, quindi Sì, veramente siamo infatti. durante il parto. Mamma mia, con questa retorica, queste frasi Ma fatte. io invece vi dico che questa sera i 48 o se arriveremo a 10, due spettatori, sono molto fortunati perché mica capita tutti i giorni che c'è una persona che ha smanettato su un sistema e che si mette a spiegarlo un po', per farci capire la portata. Penso che possa servire a molti di voi, se voi nella vostra vita siete avvocati, ingegneri, avete un'attività anche commerciale, perché non pensare di aprire un Discord per i Esatto, propri clienti? esatto. Per le proprie videoconferenze, i propri meeting, brainstorming privati, senza Certo. dover passare da vari applicativi che comunque in ogni caso te guardano, te succhiano tutto. Ti apri il tuo bel server Discord, lo setti chiuso, lo blindi come vuoi tu, a posto, via. E vi dico che tu che Giosta c'ha un canale Twitch suo che nessuno sta mettendo nei commenti della nostra chat. E adesso che siamo arrivati, Giosta, vero vice capitano, vero? Vero? La Grazie ragazzi. Non sto leggendo la chat perché poi. leggo io quando becco qualcosa. Saluto anche tutte le persone nuove che si sono aggiunte. Questa sera, a un certo punto, per provare il nuovo canale Discord, sarete invitati a entrare e parlare. Però adesso Giosta ci condividerà lo schermo e inizia la lezione a quei due nabbi veramente boomer, no, come Giosta, che sono Mister Iago e Dellimellov. Ai addio. Io no, non vedo l'ora. Allora, condividiamo immediatamente lo schermo. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Abbiamo fatto le prove prima, tranquilli, è tutto un bluff. Condividi audio, schermo 1, schermo 2. Questo è il Sbadabang! canale di Giosta, quello che vi ho appena pinnato come commento. No, questo è il tuo direttamente. Ah, no, è vero. No, no, sono sul tuo, sono sul tuo. Sì. Ok. Vediamo Allora, se Giosta. c'è. Aspetta un attimo, Dellimello prima in fila. Ok, siamo sul canale di Dellimello. Lo tolgo anche dalla cartella annidata. Ok. Ora, Mister Iago, che è più nabbo di me, sicuramente sarà spiazzato da vedere questa schermata, giusto, Mister Iago? Allora, io l'unica volta che ho usato Discord in vita mia è stata per unirmi a un gruppo di scambisti dei Pokémon. Perché mi serviva un dato Pokémon, non lo trovavo, ho detto guarda, aggiungiti a quel canale, trovi lì. È stato così. Per il resto non so nulla di Discord. Che domanda Allora. vorresti fare prima che il buon Giosta ci illumini? Cioè, una domanda teorica. Che cos'è? Vabbè, sì, che cos'è Discord? Vabbè, che cos'è Discord? Mi piace come domanda. Beh, Va benissimo. interessante. Allora, Discord diciamo che è l'evoluzione di quella che un tempo era IrkNet, Mirk.
i più datati di voi. Infatti non so che cosa sia, sono arrivato un po'. Vabbè, era una delle prime, dei primi applicativi di chat esistenti, in cui ci si poteva connettere a server di tutto il mondo e ognuno si creava dei canali. Okay. Okay. E anche lì c'erano gli admin, che venivano chiamati operatori, che potevano gestire la chat, bannare utenti, kickarli, cioè dargli un calcetto per dire stai calmo, eccetera, okay, eccetera. Solo che ai tempi non era evoluto così. Era praticamente come presentarti nudo in un campo di un'orda di barbari tutti super armati, perché c'era sempre l'indirizzo IP in chiaro e okay, quindi vai di DOS, c'erano IRC war, venivano chiamate delle guerre proprio in cui si facevano splittare i server con i DOS, quindi cadevano tutti gli OP, tu entravi nel canale, prendevi il possesso del canale. E poi c'era la contromossa, che dovevi riprenderti il canale, quindi chiamavi persone dall'America, dalla Russia, ci si beccava in un posto, ok, dossiamo quel server perché gli OP sono connessi a quel server, facciamoli Ma cadere. Il troll ante litteram, i dissing ante litteram. Devo dire che quella è stata una grandissima scuola, sia di codici, di coding, scripting, di gestione di bot, di comandi, di trigger ai bot, che sarebbero un trigger, ad esempio, punto esclamativo uptime qua in chat, e il bot ti dice, risponde al trigger e ti dice da quanto tempo siamo in live. Okay. Così così. Discord è evoluto e ha chiuso tutte quelle falle, e ti permette di aprire un server personale con all'interno delle categorie, con all'interno delle categorie dei canali, sia testuali che vocali con video. Ok. Che sono settabili in tutte le esigenze che uno vuole. Posso decidere, posso assegnare agli utenti che ci sono dei ruoli. Ai ruoli posso assegnare dei privilegi, differenti per ogni ruolo. Ai canali posso decidere quali ruoli possono accedere e cosa possono fare. Facciamo un esempio guardando ad esempio quello che tu hai già costruito, cioè ce lo spieghi passo passo, poi andiamo a vedere come si fa e che cosa si può impostare. Ok, diciamo che uno, ho aperto il canale dell'email. Questa lista qua a sinistra non esiste, è stata creata tutta a mano. Okay. La prima cosa che uno crea è un canale testuale. Si va nella freccetta del nome del server, si crea la categoria per prima. Appare questo, dai il nome della categoria, decidi se è privata, ovvero col lucchetto, e tu poi decidi che ruoli ci entrano e no, ma è consigliabile almeno lasciare una chat testuale, un canale testuale e un canale vocale liberi. Cioè, che chiunque, everyone può accedere. Okay. Una volta che è settato la categoria canali testuali, ci setti un generale, un domande e risposte, ho messo una memeria, eccetera. Uno può metterne quanti ne vuole. Praticamente tu hai creato quindi la prima categoria che è testuale libera per tutti. Sì. E poi hai creato, diciamo, altre... E anche canali vocali. E anche canali vocali. In canali testuali si può solo scrivere e condividere, e condividere cose. Tipo, fai vedere la memeria, fai vedere la memeria. La memeria l'ho chiamata così per uno può mettere meme, ma anche disegni seri, tipo, che ne so, questo di nessuno, stai grandissimo, massimo esperto, state buoni cagnacci, riferito a chi sapete, eccetera, eccetera. Dal generale esempio, si va sulla rotellina e ci sono i settaggi di quel canale. Quindi la panoramica, il nome del canale, l'argomento del canale, si può settare uno slow mode, cioè che uno può, per evitare flood, diciamo così, per evitare nubifragi di lettere e cose varie, poi decidere che sia un canale per adulti o meno, perché se vuoi attivare la modalità community su Discord devi sottostare anche a determinate regole, a cui tu fai fede, no porno, no eccetera eccetera eccetera, certo, no discriminazione e cose. C'è il tab permessi, che puoi sincronizzare
per tutti i canali che hai, basta che clicchi quello, una volta che ne hai settato uno, tutti gli altri prendono questi privilegi. Questi comandi. Questi privilegi agli utenti. Infatti, qua vedi che nel canale testuale c'è everyone, ok? Quindi tutti possono accedere e gli si danno i privilegi di cui hanno diritto, cioè non posso dargli gestisci canale. Certo. No? Quindi via, rimane qua in mezzo, non ha nessun diritto, né sì né no vuol dire no. E qua può creare un invito, può leggere i messaggi, li può inviare, può usare la sintesi vocale che spiego. Se uno può scrivere TTS, chi è abilitato lo legge un sintetizzatore automatico in pratica. Okay. Può incorporare i link, allegare file, leggere la cronologia dei messaggi, perché magari uno si unisce oggi. Vuole vedere indietro. Esatto. Puoi anche bloccarlo, che uno che arriva oggi non legge indietro, per dire. Usare emoji esterne e aggiungere reazioni ai post, eccetera. Quindi volendo, poi tu all'interno lo puoi impostare in tutti questi sensi. Esatto, io esempio qua posso mettere altri ruoli che ho creato prima. Innanzitutto un attimo che saluto, si sono iscritti un sacco di persone, quindi benvenuto al canile a DDS720, a Batocchi, a Levez, a Lisma Comicario, a Depetop. Più tardi ci potrete anche aiutare a testare, dopo ci aiutate a testare con i vocali. Bello Depetop. E quindi questa è, diciamo, la base. Fai questi, aspetta, questi... c'erano altre impostazioni, ho visto quando hai aperto l'impostazione. Sì, perché le andiamo a vedere da un'altra parte, che okay. È meglio nelle impostazioni del server. Qua, oltre alla panoramica, ad esempio, ho settato un canale che si chiama Sto dormendo inattivi. Dopo che uno è inattivo di 5 minuti, viene spostato in automatico dai bot dal server, pardon, in quella sala là. Ah, pazzo, cioè io sono nella sala, per esempio, di chiacchierata comune. Dopo 5 minuti che non ci sono, vengo spostato di là per organizzare tutto. In inattivi. Ok. Poi ho settato il canale di messaggi di sistema, tipo un utente si unisce al server, avviene un banner, faccio vedere subito, eccolo qua, il risolutore, il nome di un bot, lui risolve tutto. È un richiamo, una citazione al grande Thomas Milian quando faceva la banda del Gobbo, che chiedeva... passami il ragioniere, gli passavano il nitro, no? Lì, allora, il risultato. E infatti, quando entra qualcuno, eccolo qua, benvenuto in Discordelli, sei nel canale di landing dell'email, buona permanenza, mi raccomando, in etichetta, cioè l'ho settato io messaggio di benvenuto, eccetera. Torniamo in impostazioni server, quello è stato il coso. Infatti qua puoi decidere anche di disabilitarli, invia un messaggio casuale di benvenuto, invia un messaggio quando qualcuno potenzia questo server, questo lo spieghiamo dopo. Okay. Poi, invece di avere troppi messaggi di sistema, ho settato solo le menzioni. Quando uno fa chiocciola nome utente, in botteria viene avvertito di questa cosa qua. Questa è la parte importante. Ruoli. Qua si creano i ruoli. Everyone... e vale per tutti i canali, questi privilegi qua. Ok, quindi tu scegli che quando metterai everyone in un canale, le impostazioni sono stabilite alla base qui. Esatto, questa è proprio la base. Okay. Poi, i due bot ovviamente sono... Scusate un attimo, scusate un secondo, arrivo subito. Sì, sì. Scusa, ok. Hai preso la... Perfetto, così sto tranquillo. Mi senti, Giosta? Sì. Perfetto. Mister Iago adesso probabilmente è dovuto scendere da casa a svolgere funzioni che competono a noi figli, tipo buttare la spazzatura, cosa che faccio spesso anch'io. Quindi appena tornerà il buon Iago sarà tutto a posto. Eccolo qua, sto tornando. Ok, quindi continuiamo. Aspetta, rimetto Iago. Oh, è tornato. Scusatemi. Tranquillo, te ho messo fuori quando... Ti ringrazio. Allora,
Quindi, ok, noi entriamo nella parte dei ruoli e impostiamo... E qua sopra creare il ruolo, ti crei un ruolo, gli dai il nome che vuoi, gli dai il colore che vuoi. Un attimo, giusto, mi chiede il maestro Notersent se il nostro Discord è pubblico. Sì. Ok, è pubblico. Dell'email immagino che si possa cercare, no? Sì. Perfetto. Quindi se io cerco dell'email lo trovo. Esco da qua che... Ma... Ha fatto una roba. Ruoli. Ok, cancelliamo questi qua. Perché se no... entrano in ogni caso. Allora, questi sono due bot che ti ho messo dentro. Ok. Il Dino, diciamo, è quello moderatore. Ok. Il Nightbot invece è un bot DJ. Ma sono dei bot già creati da Discord che tu puoi aggiungere? No, sono delle pagine tipo Stream Elements, okay. Cose così, dove tu colleghi il tuo account Twitch, il tuo account YouTube e li puoi mettere dentro. Ok. E sono completamente settabili in qualsiasi forma, comandi, eccetera. Dino si occupa di moderare più che altro... dentro stream. Allora aspetta, giusto, aspetta un secondo. Allora, prego. Praticamente siamo nella sezione ruoli, dove io praticamente posso impostare come funzionerà il ruolo everyone, praticamente. Yes. Ok. Posso impostare il ruolo, ad esempio, facciamo finta Iago sarà tra i moderatori e gli dico che cosa possono fare i moderatori. Esatto. In più tu qua dentro i ruoli hai aggiunto due bot. Cioè hai dato il ruolo dei ruoli nel canale. Nel tuo server ho aggiunto due bot. Okay. E questi due bot, se leggi questa disclaimer giallo, questo ruolo viene gestito dall'integrazione Discord. Non può essere assegnato manualmente e per rimuoverlo è necessario rimuovere l'integrazione, che sarebbero qua sotto. Ok, ok. Quindi è lì che si aggiungono questi bot, perfetto. Li vai nel sito e li fai joinare. Ok. E poi tipo come funziona un bot Telegram. E gli assegni il ruolo moderatore. Cioè, ah, fantastico, chiaro. Cioè, tipo, se vado qua sul risolutore, ruoli, vedi lui è Observer, Custode e Dino. Dino sarebbe già tutto. Però ho messo Observer così stanno in alto e non sotto nella lista. Ok, ok. È giusto una sciccheria per vedermelo sempre lì. Okay. Quindi, esempio, a te ti ho chiamato Massimo Esperto goliardicamente. E hai comunque tutti i privilegi di un gestore delle... Tipo, mi fai vedere quali sono i privilegi quando li vai a impostare, se ci li leggi un po'? Ok, sono mostra membri del ruolo in una categoria separata. Quando tu joini, verrai separato subito al di sotto dei shop in una categoria tua, che sono la categoria del massimo esperto. Ok. Cioè io finisco da solo, sarò isolato. Sarai... è ben evidenziato. Ok. Positivity. Amministratore al momento ancora non te lo flaggo perché diventi totale gestore del server. Se evitiamolo, qualcosa, evitiamolo. Rischi evitiamolo. Di fare danno. Evitiamolo, però ti ho attivato tutto il resto. Okay. Puoi visualizzare la resistatività, gestire il server, puoi cambiare nome, regione del server, gestire i ruoli, puoi cambiare, modificare da tutto, cambiare il nome di canali, eliminare canali, crearne di nuovi, espellere membri, bannare membri, creare invito, cambiare nickname, gestire soprannomi. Per ogni utente, tasto destro, cambia nickname, anche se lui si chiama Pinco Pallino, tu lo chiami Pinco di Rindino. E lo vedrò solo io con quel soprannome o si vedrà o gli altri? No. Lo vede solo chi lo cambia. Ok. È un privilegio che non viene dato a tutti, diciamo. Quindi posso chiamare, arriva uno che fa il coglione, quello si chiama, che ne so, The Another Cent, e scrivo sì, coglioncino a Morino. Esatto, per te diventa un appunto, capito? Puoi gestire gli emoji, puoi gestire webhook, che sono delle integrazioni con applicazioni tipo... come si chiamano, repository di codici, robe varie, è un po' troppo complicato da spiegare questo qua, lasciamo stare, leggere canali testuali e vedere vocali, inviare messaggi, usare la sintesi vocale, quel slash TTS, gestire messaggi, in quel programma, cioè, tutto ti ho dato, puoi menzionare chiunque, usare emoji esterni, reazioni. Ok, quindi in poche parole qui si stabilisce i ruoli.
Esatto, esempio, andiamo su Custodi di Camille, che è una categoria che ho creato per tutti quelli che sono iscritti al tuo Telegram, che si sono uniti al tuo Telegram, e gli ho dato dei, intanto la categoria separata da, dal resto dei connessi. Non hanno privilegi ovviamente di amministrazione, eccetera, eccetera, però possono dare un calcio, cioè a un utente che rompe i coglioni troppo, uh-huh. È un custode del canile, certo. No? Al botolo, scusa, torna dentro, non li possono bannare, quindi l'utente rientrerà immediatamente, creare invito, cambiare nickname, cioè il proprio nickname, gestire soprannomi, no, emoji, leggere... Un attimo che ci fanno delle domande, attenzione. Prego, prego. Allora, The Another Send chiede, domanda davvero Techblin, come faccio a trovare il canile di Delli su Discord? Basta scrivere... Domanda ottima, perché pure io ho faticato. Telegram in chat. Ah, bisogna scrivere a punto esclamativo Telegram in chat. Nessuno, mi sa che devi togliere allora il link Discord dai commenti, perché devono entrare su Telegram. Poi dicono, se uno poi volesse cercare... Ho creato la categoria abbonati, che verrà riservata agli abbonati di Twitch e di YouTube, tuoi, in modo che quando ci sarà una live, c'è l'attesa utenti per tutti, c'è anche l'attesa utenti abbonati, che date la facoltà di conferirgli una corsia preferenziale per entrare in live, cioè una cosa figo. Ma quindi io quando creo una categoria abbonati, mi crea in automatico una categoria? No, l'ho chiamata io abbonati e ne ho fatte due, una per Twitch e una per... Quindi ci sono due categorie, ci sono due categorie a cui tu dai la possibilità di entrare agli abbonati. Faccela vedere, infatti. Questa è la categoria Twitch e questa è la categoria True. Adesso nessuno, esempio, è nel canile vocale. Io mi posso connettere, ci possiamo vedere un film assieme, connessi con le webcam e ce lo commentiamo. Lui metti che è in live attesa abbonati, e qui ce ne sono altri 10, c'è nessuno qua, tu lo vedi, e lo sposti in live on air, dove c'è il lucchetto, e solo tu e chi ha i privilegi, e chi ha il ruolo giusto per poter entrare, e siamo solo noi, observer e massimo esperto, ok? Lo sposti e lo metti qua. Quando ha finito, lo pigli e lo sposti in sala di scambio. Quindi, un attimo, Giosta, praticamente ci sono le live d'attesa per gli abbonati e per i non abbonati. Io, in poche parole, quando voglio avere il live, so per organizzazione che c'è una sala live, cioè dove io posso attingere per parlare con le persone, e posso prenderle sia dagli abbonati che da quelli non abbonati e spostarli dentro live. Esatto, a tuo piacere. Solo che qua, che non c'è il lucchetto, si possono connettere tutti in attesa. Mentre qua con lucchetto possono entrare solo quelli a cui noi assegniamo il ruolo di abbonato. Ok, figo. Ok? È una cosa di discernita. È come dire, io sono un negozio, ok? Se tu entri, che ne so, sei una mia acquirente, ti lascio il QR code, puoi entrare in una sezione particolare dove ci sono gli sconti. Se sei semplicemente uno curioso che vuole vedere il mio, che ne so, guardaroba, quindi i miei prodotti, c'è quello lì normale. Esatto. Ok. Cioè questo è solamente giusto per dare a te la possibilità di dare precedenza agli abbonati per entrare in live. Certo, okay. Figo. Poi, possiamo continuare. Vabbè, qui poi ho fatto la scala di scambio. Questa qui è dove arrivano gli inattivi dopo 5 minuti. Spiega la scala di scambio a Iago. Prima a me l'hai spiegato, ma spiegalo prima a lui. Allora, qua sulle impostazioni server generale, canale utenti inattivi va configurato, diciamo. E lì ci dà un tempo. Quando scade questo tempo, in qualsiasi canale si trovino, vengono spostati dal server in inattivi. Per evitare il consumo di troppa banda all'interno di un canale vocale, per tante cose tecniche, chiamiamole così. Poi, qua ho messo uscita live, cioè quando uno è in live on air, quando devi farlo uscire dalla live, lo prendi e lo sposti in uscita live. Fantastico. E qua siamo a posto con questo. Ho creato la sala di scambio, ho creato una sala annunci dove
si possono mettere tutti gli annunci delle tue live, delle tue webinar, dei tuoi meeting, eccetera, eccetera. Una roba privata solo per noi, uffici, sala riunioni, brainstorming, uno testuale e uno riunioni. Qua non legge niente nessuno, non entra nessuno, entriamo solo. Che poi pensandoci, Iago, è come se invece di aprire Trello o qualsiasi altro sistema, per ogni lavoro dell'ufficio c'è una stanza dell'ufficio. Esatto, sì, sarebbe molto, E in quell'appartamento non entra nessuno, se non è dell'ufficio. Che bello. E scusa una cosa, Giosta. Prego. Allora, adesso praticamente chi vuole entrare su Discord e tra un po' partecipare con noi per fare questo esperimento può accederci solo se entra sul canale Telegram dal link d'invito. Sì, ci va l'invito, che l'invito, vi dico subito, da qua no, vabbè, lo facciamo, tanto chiunque entra cade sempre in generale, che l'ho settato come landing. Come landing, esatto. Si fa qui, leva sta roba. Generale, c'è questa roba qua, l'omino col più, si fa crea invito. Questo scade tra un giorno. Okay. Dopo un giorno non è più valido. Però se devi darlo a un tuo conoscente, collaboratore, familiare, fai modifica al link di invito, scadenza dopo, quando vuoi, mai, nessun limite di uso. Molto figo, ad esempio, se io volessi fare un'offerta e dico... E qua ti dà il Discord nuovo. Bello, bello. Scusa, e se io volessi invece che le persone possano trovarmi cercandomi dentro Discord? Non ho capito. È possibile fare in modo che se le persone cercano dell'email dentro Discord, che ne so, dentro il motore di ricerca, possano trovare il server? Ma è pubblico il tuo server. Però è un'ottima domanda, perché per esempio se noi sulla barra di ricerca andiamo su dell'email, modello server, canale argomenti, messaggio, forse devo attivare community, non ne sono sicuro. Un attimo solo che lo cerchiamo. Qua puoi esplorare qualsiasi server del mondo. Ok. Non c'è. Quindi devo settartelo come community. Ok. Praticamente se tu lo setti come community è cercabile all'interno, giusto? Esatto. Dicono qui, Char de UR 88 dice che Discord non ha un motore interno. Quello cos'è? Sicuramente c'è, perché Iago l'ha cercato. Questo cos'è? Ah sì, tu... sì, allora è per cercare community. Certo. Devi cercare le community. Il mio è settato come community. Ok. Ho fatto tutta la trafila per la community e mi ha dato tutta questa faccenda qua. Programma di partner, Explorer, schermata di benvenuto, eccetera. Il tuo... è privato, che forse è meglio, meglio. Perché dovevo prima chiedere il tuo beneplacito. No, è meglio privato, perché la gente deve almeno fare lo sforzo di passare per Telegram se vuole entrare. Vedi la tua scheda community, c'è scritto attiva community, ok? Però devi fare compilare una sorta di form, eccetera. Ok, eccetera. Una domanda, Giosta. Io ho visto che, per esempio, in alcuni canali, quando uno si abbona, facciamo finta, adesso qualcuno che ha Amazon Prime in questo momento potrebbe abbonarsi al canale gratuitamente, si abbona, c'ha dei privilegi di vario tipo, o si iscrive magari al canale Twitch, può in automatico essere messo dentro Discord? Se integra, si iscrive e associa il suo nome utente Twitch al mio utente di Discord, in automatico dal server viene riconosciuto come abbonato. Altrimenti bisogna farlo a mano, assegnare il ruolo, perché tu hai la lista dei tuoi abbonati scaricabile da Twitch, chiedi alla persona, un lavoro da moderatori, da operatori di server, non da te ovviamente, chiedi a uno per uno: tu sei abbonato al server che ti alzi i privilegi? Sì, no. Controlli se è in lista e glielo dai. Sono tornato. Devo fare ancora più veloce. Sono tornato. Era il mio classico giga, ragazzi. Ci siamo? Non vi sento più, ragazzi. Mi senti, Giosta? Non sento più nessuno. Deli, beh, jump, sento.
Mi senti? Mi senti? Basta? Io non sento più nessuno. Prova a... Esco e rientro. Mi senti, a me tu, sentite, sì? Sì, io sì. Ok, sì, 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 perfetto. Comunque è una figata dalle mille potenzialità. Sì, sì, qua gli usi sono enormi. Ma ci riflettiamo pure un secondo insieme magari al pubblico. Adesso... Ci senti, Giosta? A te sì, anche a Deli, sì. Senti? Sì. Sì. Buttami per il Giosta appeso lì. Ok, ti sentiamo perfettamente, top. Allora, Giosta, io volevo... Ah! Top! Io volevo sapere, perché tu hai detto che mi hai creato anche sia quello Twitch che quello YouTube. Ma c'è... Come faccio io a sapere chi si è abbonato da YouTube, chi si è abbonato da Twitch e dove metterlo? Hai le liste scaricabili. Cioè io vado su Twitch? Sì. Scarico la lista? Sì, ed è... vai in analitica canale, informazioni dettagliate e tiri giù il file Excel degli abbonati tuoi. Ok, dopo che faccio? Carico direttamente il foglio Excel o li devo aggiungere a mano? No, controlli che quelli che sono in lista. Secondo te è possibile che ci sia anche un automatismo? C'è un automatismo, ma chi si iscrive deve iscriversi con lo stesso account di Twitch. Ah, capito. C'è un'integrazione tra Discord e Twitch che riconosce in automatico un utente di Twitch e lo flagga come abbonato. Ah, chiaro. Però uno si può iscrivere al tuo Discord o magari a un account Discord che non equivale a quello di Twitch. O che non l'ha collegato a Twitch, magari. Oh, magari ha un altro nome, un altro nick. Ah, certo. 10 fake, che ne so. Allora, lista, io ho messo l'annuncio. Chi su Telegram, chi è abbonato a YouTube e al Daily di Daily Mello, al Twitch di Daily Mello, mi mandi un messaggio in privato che controllo e flaggo con i privilegi che vi sono consoni. Però ancora nessuno mi ha cacato. Va bene, fate voi. È stata in attesa in live fino a quando... Bello, bello. Quindi se siete degli abbonati, basta che entrate sul canile dell'Imello e chiedete a Giosta di mettervi sul Discord giusto. Esatto, dandomi ovviamente il nome utente di Twitch. Okay. Che tu devi scaricare però la lista utenti, la lista abbonati, oppure comunque li vedo quando sono connessi se hanno... l'icona di abbonato o no, eccetera. Ok, Iago? No, bene o male è tutto chiaro. Chiaramente nella concretezza dell'andarlo a fare, poi dopo sarà un altro paio di maniche, però il concettualmente però è tutto... Abbiamo capito il concetto, sì, su cui si sì, basa. Sì, concettualmente è estremamente chiaro, è estremamente interessante. Cioè, sì, qua veramente le potenzialità sono tante. No, pure... qua sono infinite, ragazzi. Pure al di fuori Twitch. Cioè, vedi, mostrano tutti dentro qua, Mister Iago nessuno, ci entro anche io, potrei mandarci il video ma mi staccherebbe di qua, mi sa, non me lo fa fare doppio, no, infatti non me lo fa fare, Iago, una domanda. Lo distacco, dimmi, e condividere dimmi... gli schermi. Aspetta, o le applicazioni. Adesso vi sento in triplo eco adesso. Ok, posso silenziare il mio microfono dentro. Posso condividere lo schermo, sì? Lo schermo, non l'applicazione Chrome di Netflix o di Prime o di quello che voglio, mandarlo qua, ci vediamo un film tutti insieme, lo commentiamo mentre lo vediamo. Ovviamente non lo faremo mai, signora Netflix. Non si fa, don't do it. Si ricorda che l'accesso non autorizzato informatico è reato penale. Allora, Iago, ti chiedo 5 possibili idee che ti sono venute, di 5 applicazioni. Lasciamo perdere quella sul porno che non ci interessa, ci dissociamo già a prescindere. Oddio, non mi dissociai così a prescindere. 3. Marco Pirati. Vabbè, no, sicuramente se serve il tuo puoi fare quello che vuoi, ma se entri in quello di Deli hai il ruolo che ti compete e hai... le possibilità di fare quello che è assegnato a quel ruolo. Ah.
Sicuramente potrebbe essere utile per i video party, per tutte quelle cose che ci siamo detti pure in studio, quindi su eventuali format, pure per i vostri brainstorming lavorativi. Vabbè, certo, quello sì. No, dico, in funzione del personaggio del livello, della struttura del livello, bisogna pensarci. Allora, sicuramente, per esempio, io voglio fare le sfide contro tutti, cioè, tipo, voglio difendere Renzi come miglior presidente del Consiglio degli ultimi 9.000 anni. Oppure una sfida sul cinema, sul film più bello per discutere, ecco, di un film. No, ecco, quello è molto figo. Già meglio. Queste cose qua. Allora, facciamo una prova. Voglio discutere con voi. Aiutateci a fare questa prova per battezzare questo Discord. Chi si connette al Daily? Aspetta che allora, spiegaci come si fa, Giosta. Devono andare su Telegram? No, vai prima tu su Discord, crei un invito temporaneo, copia e lo sbatti nella chat. Ah, ok, con l'invito temporaneo in quel momento glielo metti in chat. Questo dura un'ora. Ok, allora adesso entrate là dentro e loro finiscono nella pagina generale. Generale. Poi si connettono tipo al canile, o dove vedono persone, o, mo che siamo su Twitch, devono mettersi in live sala d'attesa. Sala d'attesa, dovete andare in sala d'attesa, non quella per abbonati. Ok, quella degli abbonati tanto non entrano, gli viene il messaggio. Okay. Andate in live sala d'attesa. Andate in sala attesa che vi invito a entrare. Dai, Ancillotto, nessuno. Andate un po'. Eccolo qua. Monkey è un ragazzo di Torino in gamba. Subito si presta ai test. Me ne ha fatti un po', mi ha aiutato a. Grande, lo ringraziamo ovviamente. Okay. E allora facciamo una prova. Puoi fare adesso lo screen share con audio? Bla 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 bla. Io sono già in screen share. Ah, okay. Perché no, io non lo vedo, perché non, probabilmente però, quando sono uscito. Esempio, adesso entro io in live on air, dovresti entrarci tu, ok? Aspetta che provo a aprire Discord live on air. Io provo a aprire Discord dal PC, un attimo. Sono pronto in live on air, ok? E non c'è nessuno. C'è gente in sala di attesa. Okay. Prendo Ancillotto e lo sposto in live on air. E okay. Appare Ancillotto. Okay. E questo te lo butti in OBS. Allora, invece, siccome adesso io non ho OBS, possiamo fare questo. Tipo, Jost, tu fai rimuovi lo screen share e rifallo attivando l'audio. Un attimo che becco where by dove è finito. Guarda, due schermi, un casino. Allora, togli screen share, share screen share, condividi audio. Schermo 2, condividi. Ora dovrei essere in condivisione, giusto? Sì, eccolo qui. Ma lo vedi solo tu, non è in live? Sì, sì, anche per la live si vede. Anche per la live, sì. E allora mi arriva con un po' di ritardo, a me mi sa che non lo vedo. E a te ti arriva con ritardo perché... è arrivato, perfetto. Mo, prendiamo... Minchia, c'è anche Another Saint, ma veniamoci. Prendiamo Another Saint, il king del ritrovamento numismatico, e lo buttiamo in live on air. Okay. E qua appare Another Saint. Lui può parlare? Volendo sì, non è mutato, o potrei anche mutarlo. Tasto destro sull'utente e gli puoi fare quello che vuoi. Ok, Another Saint parlaci. Another, ci senti? Aspetta che sono mutato io. Another, mi senti? Another Saint? Vedi? Non risponde. Sala di scambio, lo pigli, uscita live. Ok. Così non si confonde qua. Prendiamo Ancillotto. Ancillotto, sei mutato? Eccomi. Ok, ci sentiamo. Ciao. Grande Ancillotto. Ovviamente Ancillotto non sente me perché io non sono in Discord in questo momento. Posso decidere di metterlo solo lui in primo piano o mettere addirittura schermo intero, così ancora più largo. Ancillotto non mi sente, vero? La web che sfarfalla, quindi è un po' male. Chiedigli se mi sente, no, ma non credo perché io non sto su Discord con lui adesso. Allora devo andare su Discord da cellulare perché lui mi possa sentire. Lo sento dalla live. Ah, un attimo, Fermi, una roba importante, Delli.
Sì. Se usi OBS, sì, le applicazioni come webcam e microfono non te le riconosce in Discord, non te le fa passare. Sì. Quindi bisogna fare attenzione a questo gioco qua. Cioè, la tua webcam te la butti di là, ma non te la fa passare lo stesso se non la disabiliti da OBS. Sì, devo catturare tutto in StreamYard. Ok. Allora, adesso vado nella parte dove c'è Ancillotto, quindi il live on air. Unisciti alla chat vocale, consenti. Perfetto. Ok, attiva l'overlay. Adesso tu puoi anche spostare gli utenti da lì. Perché tu sei l'op, il massimo esperto op. Allora, io ora voglio parlare... Mi senti, Ancillotto? Sì, ti sento un po' lontano, ma sei col cellulare? Sì, col cellulare. Sì, perché okay, c'hai anche il ritorno della live. Degli... Aspetta che levo le cuffie, perché sto con le cuffie in questo momento. Forse adesso mi senti meglio. Ancillotto? Adesso non sento nessuno. Non mi sente, Ancillotto. Adesso sì. Ok, perfetto, adesso Ancillotto mi sente. Quindi io posso abbassare ad esempio il volume del cellulare, così non sento il ritorno di Ancillotto e lui sente solo me. Esatto. Per esempio, Ancillotto, tu stai guardando anche la live di Twitch in questo momento? È in pausa. No, sì, la sto guardando, però è mutata per non ok. Ok, allora ti sfido, facciamo questa prova, vi sfido questa sera, siate pronti a essere dellizzati. Aspetta, guarda anche qua, Sì? Puoi togliere chi non ha la webcam. Allora, aspetta, in chat c'è una domanda, c'è un utente, dice io non ho capito, sono abbonato a Amazon Prime, ho qualche vantaggio? No, se sei abbonato al canale di Delli, sì. Vieni comunque riconosciuto dal server generale Discord come un utente di Twitch se colleghi le due applicazioni. Allora, quindi... grande Ness, sto per essere dellizzato. Io il brividi. Vado, allora, volevo capire una cosa. Allora, grandissima, se tu hai Amazon Prime, ti puoi abbonare con Prime al canale Twitch dell'Imello. Tu non paghi niente, a noi entrano dei soldi, ma noi ci riserviamo un'altra live con Livio Marcone, dove ci aiuterà, ad esempio, a caratterizzare un pochino il canale Twitch. Ma nessuno quanto è bello, io non ho parole. È un grande. Ma come mai... È scomparso? Bello, devo dire perché la verità. È sparito il video, nessuno? Ah. È sparita la webcam. Okay. No, ho visto che gli altri non mettevano il video, mi sono ritirato, non volevo dare fastidio. No, nessuno deve averla, perché sei Piotta, misto a Frank High Energy, misto a... Davvero? Il tizio qualunque. Vero, il tizio qualunque, è lui. Sei un bello oggettivo, come dicono dalle nostre parti. Ma che figata! E quindi posso. Oh, Yassir! Dai, allora, ciao, Yassir! Ciao! Ammazza quanta gente entra! Su One Piece. Abbiamo anche Ancillotto. Ciao, Ancillotto! E poi chi è entrato? Ciao! Un sacco di gente è entrata in realtà. Sì. Ho spostato tutti quelli che erano in sala d'attesa. Ah, perché giustamente me lo posso gestire io. È quindi giusto... Esatto, puoi prendere e spostarli dove vuoi. Quindi possono metterli nella sala d'attesa, li faccio nella sala di scambio in uscita e poi magari li rimetto dentro. Sì, o fai per trascinamento oppure tasto destro sposta in. Ok. E poi per ognuno degli utenti, tasto destro sopra, hai tutti i settaggi dell'utente. Anche una nota, silenziamento nel server, disconnetti, spelli. Ma come mai scelgono più Discord che Whereby, per dire? È perché è tutto in mano tua, con molte più feature. Giusto. Cioè, non giusto. È solo uno standby, Whereby è uno standby, la cam, lo share, basta. Qua puoi dare, come appunto detto prima, flaggare dei privilegi agli utenti. Ma è meglio di Zoom per certi aspetti.
A voglia, anche perché Zoom, se non ti iscrivi, mi pare che dopo un po' ti disconnetti. Aspetta, il maestro Another Cent, maestro incredibile. Grande Another! Ma Diago lo conosci? Hai trovato Another? Diago lo conosci? Sì, lui è il ragazzo che colleziona monetine. Grande! Mettilo in Zoom, giusto? L'ultima razzia. È l'ultima razzia della settimana, Another. Mi sentite? Sì, sì, un po' basso, sì che ti sentiamo. Un po' basso, ti alzo il volume per me. Allora, questo è ottobre. Puoi zoomarlo, Giosta? Certo. Basta ottobre quanto hai fatto? Scusa. Novembre, quello di novembre. Quanto hai fatto? Novembre? Non so, un euro. Allora, spieghiamolo per chi ci sta guardando, perché magari non conosce il maestro Another Cent. Un grande. Maestro, rispieghiamo. Lei ha un obiettivo nella vita, raggiungere il milione di euro un centesimo alla volta. Però c'è cioè, un centesimo, ovviamente tengo conto di tutti i centesimi che trovo. Certo. Certo. Perché ho scoperto dal profilo del maestro che in Italia si perdono 300 milioni di euro l'anno per terra. Esatto, in media più o meno. Wow. E poi è sottostimato comunque come dato. Pazzesco. Pazzesco. Per terra stiamo parlando manco senza aiuto elettronico del metal detector. Una domanda, Another. Hai mai pensato di scrivere un vademecum su tutte le skill e le malizie che sei riuscito ad acquisire nella ricerca delle monete, tipo dove si trovano di più, a che ora e tutte queste? Sicuramente avrai acquisito delle capacità del genere. Sì, no, l'ho fatto. Poi io, ho creato un mio canale Telegram dove appunto faccio vedere i fedelissimi, tutti quelli che trovo in tempo reale, do consigli su dove trovare più frequentemente le monete. Dacci un indizio, domani vogliamo fare una prova, io e Mister Ria, dove la facciamo? Belli, devi restare a casa. Dipende, che zona sei? Io zona gialla, quindi ancora... Io sono giallo. Comunque, allora, io ti dico dove c'è una... Allora, ovviamente dai 5 centesimi su è fortuna, nel senso nessuno butta 1, 2, 5, cioè 10, 20, 50, 1 euro. Però da 5 centesimi in giù io ti posso dire dove trovarli. Ok. Se, vicino ai semafori e soprattutto se ci sono mendicanti, chiedono l'elemosina. Che le buttano. Loro li buttano proprio. E poi nelle vicinanze, cioè per esempio quando vado a fare la spesa vicino al supermercato, nelle fiere fuori, cioè ci sono proprio montagne di centesimi, infatti. Dove nei supermercati? Fuori supermercati, non so, cioè nel senso nelle fioriere vicino ai supermercati, fuori le chiese quando ti prendo l'elemosina. Fioriere dei bar. Sì, fuori su... sì. Ma perché ci stanno? Perché stanno lì? Li buttano, le persone le buttano, non se ne fanno niente di un centesimo. Vabbè, pure se ti cascano magari lasci sta. Che hanno questi 1-2 centesimi, ovviamente non se ne fanno niente, li buttano proprio per strada. È la stessa cosa, per esempio, è vicino ai semafori dove ci sono i lavavetri. Lì se ne trovano tantissimi. Poi vicino, ovviamente... comunque è una cifra pazzesca, 300 milioni l'anno, vuol dire che forse sarebbe più intelligente iniziare a fare solo le monete da 10 centesimi in su. Sì, ma sì, difatti volevano farlo, cioè, da 5 ancora li prendono, ma 1 e 2 proprio li buttano. E tipo tu come fai a vederli, perché sai già che cercando lì li trovi? No, ma io a me capita, ovviamente, cioè a me è capitato di trovarli perché un giorno, cioè passando nel uscendo dal supermercato, mi sono accorto che ce n'erano 5-6 in una fioriera o a terra. E da lì poi mi sono interrogato e ho detto: ma perché li ho trovati là? Sono passato 2 settimane dopo, li ho trovati ancora. Poi ho collegato con diciamo una persona che, cioè un mendicante che stava lì fuori, quindi ho pensato: adesso ogni volta che uscirò dal supermercato o andrò fuori a una chiesa,
cercherò in giro, e poi è così successo. Infatti, fondamentalmente, sai, quando passo un supermercato oppure vedo un semaforo, si accende la lampadina, dico aspetta, qua do un occhio. Scusa, una domanda, ma io non vogliamo la cifra esatta, ma tu da quanto tempo lo fai? Ma a parte che la sua cifra esatta sta su Instagram. 2017. Tu da dicembre 2017 hai raccolto 88 euro? 88 e 80. Ah, quelle sì, di Instagram. Ah, quelle di Instagram. Cioè, è quello che sono le foto che pubblico su Instagram, però... E in totale, invece, più di 1000? Sì, io l'ho detto solo qui, però mi sono accorto che è stato uno sbaglio, perché poi ovviamente le persone, quando io l'ho detto, poi mi scrivono le persone che avevano visto la live e dicevano, ma dove sono questi soldi? Solo che io, post lockdown, ho deciso di pubblicare le foto col guanto, cioè adesso vado in giro col guanto da un professionista quale sono, e quindi quelle foto senza guanto fondamentalmente le ho bruciate. Ok, tutti quei ritrovamenti che avevo fatto, però continuo a pubblicare adesso quelle col guanto, ma fondamentalmente io ho trovato di più, però dovrei pubblicare 5-6 foto al giorno per pubblicarle tutte. Scusa la domanda, sono curioso, perché mi sono cresciuto con Walt Disney da bimbo. Hai conservato il primo centesimo con cui hai detto inizio con questo? La numero sai uno. Qual è? Certo. È un grande, allora no, devi fare l'ampolla tipo quella di Paperone, il primo centesimo. Sì, no, ma già. Grande. Oh, ma c'è tutto. Ma tutto segnato, cioè la cosa bella è che cioè il primo giorno che ho trovato una moneta, ovviamente non pensavo che sarei arrivato a questa somma, però in cuor mio... Allora, lo posso ridire che almeno hai superato 1000 euro, si può dire? Beh, diciamolo ai fedeli di Discord, degli abbonati al canale dell'Imello, però se okay. Non lo dico perché ovviamente... Poi ce lo dirai nel Discord, appena finiamo la live, se vogliamo sapere quanto hai fatto. Vai, dopo nel Discord svelo ma... tutto. Nessuno, ovviamente, se vuoi fare domande al buon Anatersend, falle. Io ero curioso, un'ultima curiosità c'ho. La mia curiosità è cosa segni quando trovi la moneta? Cioè, cosa ti segni? Dove, quando, perché, che tempo era? La strada e quanto ho trovato. Ah, ok. Diciamo, segno la strada, il giorno e quando l'ho trovato. Cioè, per esempio, oggi, che ne so, ho trovato a Via Roma, Napoli, 5 centesimi. 7 novembre 2020. Mamma Caccia mia, che grotta. Database. Un database infinito. Un attimo, e tu dove vivi? Qual è la tua città? Io. Vuoi sapere dov'è lo scrigno, Delli? No, voglio sapere se vivi in una grande città, Roma, tipo, oppure tipo Teramo, capito? Detto Via Roma, Napoli. Di Napoli. Provincia di Napoli. Ma una domanda, se trovi tipo 20 euro per terra, sappiamo dov'è il deposito di Zio Paperone, dai. Portici, però vicino io come Iago casa, dico tutti i posti, se trova Iago per terra 20 euro non mi sentite? Sì, io sì, lo senti Giosta, Iago? No. Senti? Non ti sente Iago, non ti sente Giosta, Iago. Fai solo su Discord, Iago. Lo senti Giosta? Esci Iago? Da qua. Aspetta. No, dovrei uscire da Whereby. No, aspetta, lui adesso si connette su Discord. Ah, ok. Io sto, mi sentite? Ok, perfetto. Sì, ti sentiamo. Sentiamo. Ok, sì. Mo ti sento di nuovo. Allora io volevo chiedere al maestro Anderson se trova 20 euro per terra, cioè contano pure o fa un conteggio a parte? Trovi una banconota per dire. Ah no, li conteggio, però c'ho due conti separati, uno delle monete e uno delle banconote. Per banconote, ok. Per
Ok, mettiamo la schermata con tutti quelli che sono nella stanza e dialoghiamo, vediamo un po'. Penso che... Iago, controlla se hai la webcam attiva o meno, perché non... Insomma, perché su Discord... In basso a sinistra. Ah no, è vero, perché è connesso su standby lì. Mm-mm. Quindi anche io, infatti, anche io non l'ho attivata. Che cos'è standby? Whereby, lì come si chiama? StreamYard. Aspettate. No, ma Iago è uscito da StreamYard, ora sta solo su Discord. Adesso infatti è apparsa la webcam. Mm-mm. Ok, perfetto. Chi è? Fate domande a NotEzend, che sicuramente siete curiosi. Aspetta un attimo, risposto Monkey. Ecco, io avrei una domanda per la NotEzend, per esempio, ho già detto. Può essere utile un qualcosa del genere, sai, quei cosi con il magnete che servono a tirare su il metallo, tipo fatto su... I centesimi attaccano? I centesimi attaccano, dovrebbero attaccare. Solo uno fino al 5 centesimi, cioè 10 centesimi ce ne vuole uno molto forte, che io non ho. Che esperienza, ormai sono adesso, c'è anche il magnetismo specifico. Ormai ti tartassiamo di domande. No, io volevo soltanto dire una cosa, quindi dicendo che lui ce ne serve una più forte vuol dire che comunque si avvale di magneti, quindi ha degli strumenti del mestiere. Ottimo. No, cioè il Geomag, il mio strumento di mestiere è il Geomag. Another, non è che per caso hai cominciato anche col metal detector sulle spiagge? E lì roba se ne troverà a profusione, proprio. Ma lì se ne trovano tanti, cioè nel senso se avessi mai un metal detector farei il triplo di quello che già faccio. Comunque dovete sapere che io ho segnalato al Cerbero il maestro NotEzend. Io ho detto ragazzi, se intervistate questo è una bomba. Dobbiamo spingere di più, dobbiamo andare a far pressione sul Cerbero quando è live a chiedere che intervisti il maestro NotEzend. Grande. Piuttosto, aspetta, chicca che non ho detto, questa è una malizia, perché come vedo nelle dirette della quasi totalità degli streamer che usano Discord hanno un elenco di canali così infinito e perdono tempo a cercarsi i canali. Cosa succede? Basta trascinare l'icona di un server, in questo caso Deadly, su un altro server e magicamente appare una cartella dove poter annidare i server secondo argomento. Ok? Top. Ditelo ai tech, Blin. Massimi esperti di Discord. Dicono che se vai al Cerbero poi non trovi più niente. Ah, stanno adesso in live? Minchia, chiamali al volo. Allora facciamo una cosa, io direi una cosa, visto che ci abbiamo fatto questo esperimento, anzi ringrazio Giosta che ricordiamolo ha un canale Twitch, Giosta THC, andatevi a iscrivere YouTube, Giosta su YouTube. Pure da Twitch lì. C'ha sì, da YouTube arrivi da tutto e da Twitch arrivi da tutto, però okay. Diciamo il più vecchio è YouTube, che ce l'ho aperto dal febbraio del 2006, dove carico tutta la mia musica, le mie composizioni, eccetera eccetera. E infatti con Giosta dobbiamo fare una live sulla musica specificatamente, però questa sera lo ringraziamo di essere stato il nostro ispiratore, insegnante della lezione introduttiva. E sulla cultura hip hop, i suoi benefici sociali, personali, eccetera, eccetera. Assolutamente sì. Lo faremo. Non ha capito un cazzo. lo faremo al 100%. Ora mi servirebbe un favore da Mister Iago, cioè che deve fare il raid dal Cerbero. Ma io non ho idea di come si faccia. Scrivi /ride spazio / nome del canale Cerbero. Non leggeranno mai i messaggi. Allora aspetta, io questa cosa dove la devo scrivere? Nella chat Twitch. Nella chat di Twitch /ride. Aspettate che non ho fatto l'accesso a Twitch. Ah vabbè, allora faccio tutto io. Allora, okay, aspetta. Si può aprire Discord dal browser, molto figo. Sì, anche. Però è più comodo avere l'applicazione. Aspetta che te la incollo, Cerbero _. Beh, non è che la chat è aperta, quindi possiamo anche scrivere, che di solito sono abbonati. Quello lì va scritto.
Allora, Pride at Cerberus Core con lo slash davanti. Stai facendo tu, Giosta? No, io non mi sa che non lo posso fare. Io aspetto, controllo. Pronto. Pride Cerberus Core. Perché sono solo amministratore del bot. You don't have permission to perform that action. Dovrei essere collaboratore del canale. Diverso. Ecco, ma cazzo. Vabbè, ve lo scopriremo. E adesso faccio... Ah, posso farlo internamente, però. Da proprio aspetta. Quindi, sì, anche... segui ride verso canale. Cerbero Podcast. Andate a scrivere, intervistate il cacciatore di centesimi. Guarda, me lo preparo. Intervistate il... The Hunter. No, stanno già spammando qualcosa ed in chat. Te l'immagino. Ok. Ma perché scrivere in chat con loro è più utile scrivere. È andato, raga, è andato. Ok. Faccio end broadcast. E vi raggiungo su Discord. Andiamo su Discord, giusto? Così il maestro Tarsend ci rivela le cifre.